Abbiamo un grande campione che non ha bisogno di presentazione, Paolo Ceccaroli, e che ci parlerà della preparazione off-season dei lanciatori. Colgo l'occasione per salutare Paolo, che non ci conoscevamo fino a poco fa. Io l'ho visto giocare tantissime volte e ho sempre ammirato il fatto che lanciasse e giocasse anche sia come in prima base, fosse un fantastico battitore. Quindi, anche se lo diciamo. Da tifoso nettunese non sempre ho applaudito le sue gesta, però devo riconoscere che è sempre stato uno dei miei avversari preferiti, quindi sono molto felice di avere l'occasione di lasciargli la parola. Ok? A te, Paolo. Grazie Andrea, grazie. Buongiorno a tutti, sono Paolo Ceccaroli e niente, oggi vi parlerò di la parte della preparazione che riguarda il tiro barra lancio a grandi linee, naturalmente perché non si può scendere in particolare in una mezz'oretta e purtroppo via computer, ma a grandi linee, quella che può essere la preparazione per un atleta senior, che io parto con un presupposto che vive in un mondo ideale, che può essere anche però come clima, Nettuno o Grosseto, ha la possibilità idealmente di potersi allenare 6 volte a settimana, e anche il tecnico naturalmente ha la possibilità di seguirlo 6 volte a settimana. Partiamo subito. La prima cosa da fare è stabilire la frequenza settimanale, l'abbiamo detto 6 giorni a settimana, che è l'ideale per poter lavorare sui vari aspetti di quelli che sono il tiro, la tecnica, e il controllo, poi il comando e la velocità o sull'implementare le capacità dei vari lanci secondari o primari, migliorare ognuno di questi. E poi c'è da programmare la frequenza, diciamo, incastrarlo in quelle che sono le attività quotidiane, ma anche incastrarlo in quelle che sono poi le altri aspetti dell'allenamento del lanciatore, che sono sulla preparazione fisica. Dove c'è la corsa, la palestra, c'è da incastrare questo. Io penso che l'aspetto tecnico di lancio e di tiro sia la cosa più importante, anzi, perciò è quello a cui bisogna dare la priorità, anche temporale. Mi spiego bene. Non bisognerebbe andare in palestra o correre e poi tirare, poi fare esercizi di tiro. L'esercizio di tiro deve essere sempre fatto per primo, in ordine temporale, dopo naturalmente l'adeguato riscaldamento, e sempre, deve essere sempre la priorità in qualunque periodo dell'anno. Si può saltuariamente, per necessità magari, non so, uno deve andare in palestra, non si riesce ad andare dopo, allora deve andare prima, però. Diciamo che è abbastanza controindicato lavorare con la tecnica, sul comando, sul controllo, sulla velocità di lancio dopo aver eseguito esercizi di forza o di resistenza, quelli che sono resistenza alla velocità. Io sono sempre, ma in qualunque sport, maestro dello sport, chi ha fatto ISEF. Sa che la tecnica è la prima cosa che va allenata, sempre naturalmente. Vedo comunque che sta entrando continuamente Sì, tu gente. parla, non ti Io preoccupare, noi intanto, ci pensiamo noi buongiorno, man mano che eventualmente. entrate, io vado avanti, tanto. Vai, vai, parla tranquillo, tu so che è Allora. difficile, magari. Io vengo dalla nostra generazione, ho visto che prima è entrato anche Sandro Cappuccini, sicuramente si ricorderà. Noi eravamo abbastanza, una preparazione abbastanza rispetto a quello che si può fare adesso, molto, diciamo, pane e salame, via. Molto semplice e in parte anche sbagliata, perché eravamo sempre, ci allenavamo sempre nella stessa maniera, senza mai dare variazione all'allenamento, molto schematici.
diciamo che Lanciatore negli anni 80, oltre che sbagliando con la sua cosa, eseguiva la corsa, sempre la corsa lunga, c'era questa mania della corsa lunga, tempo perso, era tutto tempo, energie perse, oltre che essere abbastanza dannoso per quelle che possono essere le caratteristiche invece che servono a un lanciatore. E in più anche il lancio, c'era il giorno che si tirava lungo, un giorno si faceva bullpen durante la settimana, l'altro giorno facevi passaggi più corti e poi dopo eri pronto con la partita. E adesso, grazie a Dio, tutto questo è cambiato. Ci sono state le analisi, grazie alle tecnologie, si è analizzato i movimenti dei lanciatori, sono stati spaccati proprio in ogni sua parte. Il movimento del lanciatore è stato spaccato, e grazie a Dio si può oggi avere fare una programmazione, soprattutto in off-season, dove si può cercare di migliorare i vari aspetti di quelli che sono il lanciatore. Naturalmente c'è da stabilire, come ho detto prima, le priorità, perché ogni lanciatore, naturalmente, non è che bisogna far lavorare tutti i lanciatori nella stessa maniera. Vi faccio un esempio pratico. Quest'anno c'era Alessandro Maestri, adesso c'è Arcolani, ragazzo di 17 anni, Maestri veterano 35 anni, naturalmente non potranno mai fare, magari potranno seguire a grandi linee lo stesso tipo di preparazione invernale, ma non faranno sicuramente le stesse cose, anche perché magari anche due veterani, se fosse un altro veterano come Alessandro Maestri, che magari può avere diversi obiettivi dovuti anche a qualche problema che magari Alessandro non ha, da lavorare per migliorare certe cose che Alessandro ne ha bisogno. E questo poi stiamo parlando solo di cosa tecnica, ma penso che valga anche a livello fisico. Per dire, un ragazzo fortissimo che si presenta non ha bisogno di fare tanta palestra come magari può essere Luca Di Raffaele. Maestri ha bisogno meno di lavorare in palestra di quello che può essere Luca Di Raffaele. Parlo sempre dei lanciatori che avevo quest'anno per fare un esempio più pratico. Luca Di Raffaele, ragazzo, pesa molto, molto gracile, diciamo, e naturalmente deve lavorare più in palestra di quello che può essere un ragazzo come Maestri o come Ercolani, che sono geneticamente un po' più dotati a livello fisico. E comunque torniamo, bisogna stabilire priorità, e con le sue priorità può essere l'implemento prima di tutto il miglioramento della meccanica, se c'è qualche difetto ci si lavora. E miglioramento di qualche lancio secondario, miglioramento della velocità, questi sono di solito gli obiettivi che ci si propone prima di cominciare una preparazione. E una volta preposti gli obiettivi, si va con la frequenza e via, si parte. Naturalmente, io ho parlato di frequenza 6 giorni a settimana. Ammettendo che un lanciatore sta fermo un mese, diciamo finisce di lanciare il 15 di settembre, ricomincia il 15 di ottobre, un mese fermo, non può ricominciare subito 6 giorni a settimana con la pallina in mano a tirare tutti i giorni. Perciò può essere, per dire, una frequenza, può cominciare la prima settimana 3 giorni, il solito schema di lunedì, martedì, mercoledì. E tirando sempre in flat, comincia flat massimo il primo giorno 30-40 metri. Proprio questo è poi sempre può essere sempre soggettivo, perché ogni lanciatore, ripeto, sta sempre al buon senso e all'occhio dell'allenatore, riuscire a capire cos'è per dare una mano anche all'atleta, qual è il meglio per ogni lanciatore, quello che può essere uno, magari può avere la capacità di partire subito, riuscire ad avere un po' più di volume, un po' più di intensità, però naturalmente deve essere tutto gr molto graduale,
poter raggiungere diciamo l'inizio vero e proprio del programma. Comunque, quando si comincia, la prima settimana può essere una frequenza trisettimanale con lunedì, martedì, mercoledì. Io qua ho messo, fai tre sessioni di flat. La prima al massimo arriva a tirare 40-50 metri con un'intensità di 60, massimo 70%. Il primo giorno 25-30 tiri sono a posto, questo proprio e basta. Naturalmente consiglio sempre una buona routine di riscaldamento. Oggi non stiamo a entrare a spiegare come può essere una buona routine di riscaldamento, perché anche questa può essere molto soggettiva. Qualcuno ha bisogno di usare le palle pesanti, per esempio, e gli elastici, qualcuno usa solo gli elastici, qualcuno usa solo le palle pesanti, qualcuno i pesetti, però una buona routine di riscaldamento che ti porta il momento che prendi in mano la palla da baseball, sei già a posto e puoi già partire subito con una discreta intensità di lancio. E dicevo, si parte subito 40-50 metri di massimo, 25-30 tiri, intensità 60-70% il primo giorno, poi martedì sempre sul flat 20-25 metri di massimo, intensità sempre sul 60-70% e sempre 20-25 tiri. Mercoledì 40-50 metri, torniamo come alla distanza del lunedì, 20-25 tiri, sempre con l'intensità, manteniamo tutta la settimana 60-70% di massimo. So che non è facile, sia per un atleta e soprattutto per un tecnico magari che sta guardando, riuscire a quantificare quella che può essere l'intensità di lancio. Intensità di lancio, spiego, il 100% è quando uno spara tutto quello che ha con una dritta. Non so se vedete, adesso vedete certi lanciatori di Major League, soprattutto i closer. Quando vedete un closer che tira, tira al 100% la dritta. Quando tirano, li vedi proprio, lo sforzo è massimale. E anche naturalmente l'intensità si può avere quando si fa flat. E sia facendo il passo e tiro, o il tiro, il passo come quello dell'esterno quando raccoglie e tiro, e l'intensità è quella proprio di lancio, è quella che intendo io, ok? E quella è molto importante da valutare nella sua gradualità per raggiungere poi nel più breve tempo possibile e cercando di stare lontano appunto da quelli che possono essere eventuali problemi di infortunio, di infiammazioni varie, che poi rovinerebbero tutta la off season, perché star fermi un mese, poi magari con un problemino al braccio che arriva per cercare magari di raggiungere la condizione troppo in fretta, sarebbe veramente sconsigliabile. Seconda, prima settimana, tre allenamenti. Seconda settimana si può passare già a quattro allenamenti settimanali, lunedì, martedì, giovedì, venerdì, con il primo giorno sempre, tutti e quattro giorni che si tira sempre flat, il primo giorno un flat un po' più lungo, 50-60 metri, 25-30 tiri, intensità 70, la portiamo un po' di più, 75-80%, si tira un po' più forte. Io col flat cerco sempre non un arco, quando si allunga anche non voglio vedere un arco di il lancio non deve essere troppo verso l'alto, cerchiamo di mantenerlo il più lineare possibile verso il compagno. Poi martedì dopo riscaldamento sempre un flat più corto, 20-25 metri, intensità 70-80%, è un sempre 20-25 tiri. E giovedì andiamo di nuovo sui 50-60 metri, intensità 70-75-80%, 20-25 tiri. E il venerdì 20-25 metri, intensità 70, manteniamo sempre quella intensità lì tutta la settimana, 70-80% e 20-25 tiri. Poi naturalmente abbiamo due giorni di riposo e partiamo per la terza settimana
ancora con una frequenza di 5 giorni. E sarà lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato. Partiamo lunedì con una con un flat lungo 50-60 metri con intensità 70-80% e 30-35 tiri. Mi raccomando, un'altra raccomandazione per tutti i lanciatori, questa è quella che fanno tutti ed è molto difficile da far mantenere all'atleta, anche agli atleti esperti. Ogni tiro che fanno, che sia quello di riscaldamento o che sia quello anche nel long, nel flat o nel drill, in qualunque drill, ci deve essere un bersaglio. E il bersaglio deve essere il più piccolo possibile. Intendo proprio, naturalmente ci deve essere la consapevolezza che non sempre si può colpire l'occhio del nostro compagno a 25-30 metri. E la cosa più importante è quella, veramente, anche perché è la qualità migliore che può avere il lanciatore, il controllo barra comando ancora meglio dei suoi lanci. Torniamo alla nostra terza settimana. Il lunedì abbiamo detto lungo 50-60 metri massimo. So che, adesso un'altra parentesi apro, so che per voi chi è Grosseto, chi è Nettuno, ci sono più possibilità di andare a tirare a 50-60 metri. Qua al nord, Milano, Bollate, a parte struttura al coperto, 50-60 metri non c'era nessuno, perciò quando c'è la nebbia a sera e l'illuminazione c'erano in pochi. E come dicevo prima con Andrea, qui ci vuole purtroppo la struttura coperta, se si tira dentro una palestra si fa il più lungo che si può. E ci si adatta, questo dopo andremo, questo il mondo ideale purtroppo ce l'abbiamo in pochi, anche qua a Parma non tutte le società hanno una struttura che ti permette di tirare 40-50 metri, massimo sono 30 metri penso le palestre che ci sono qui a Collecchio, a Parma, la Junior e così bisogna adattarsi. Comunque arriviamo dopo, adesso finiamo questa programmazione dove per i fortunati che potranno portarla avanti. E diciamo, allora, eravamo la terza settimana, 50-60 metri, intensità 70-80%, sempre un 30-35 tiri, martedì riscaldamento, e facciamo un bullpen o un flat abbastanza intenso, 80-90% intensità, ma 15-20 lanci solo dritto. E qui cominciamo la preparazione vera, tecnica vera e propria, che per il nostro lanciatore. Quando si comincia ad andare sul bullpen, qua è richiesta proprio, quando si va sul bullpen sempre lì, dove c'è l'intensità più alta, quando si va in bullpen o mancanza di bullpen, un flat però con un catcher che si mette in basso o un compagno che si mette giù a distanza di 18 metri. Ma 15-20 lanci è il massimo proprio, non di più, prima volta. Poi c'è mercoledì, terzo giorno, dopo il riscaldamento, un flat ground massimo di flat ground, diciamo, io parlo flat, scusate, adesso è il lanciare sul piano, cioè normale, 30-40 metri, 20-25 lanci, intensità al 60-70%. Poi facciamo un giorno di riposo, andiamo a venerdì e cominciamo a fare dei, possiamo cominciare a fare, a inserire l'allenamento dei drills. I drills cosa sono? Sono esercizi, chiamati drills in inglese, che di solito si eseguono a 20-25 metri di distanza con un compagno, e possono essere 5 lanci, 5-10 lanci con il pallone da football. Poi ci sono i salta e tira, adesso sono tutti gli esercizi che trovate su internet, su Thread Athletics, in vari siti ci sono i jump and throw, i rockers, i saltelli, sempre stati fatti poi tutti questi esercizi mostrati nelle varie convention, saltelli su una gamba, 3 saltelli su una gamba e tiro. E sono esercizi che poi aiutano
molto anche al il, proprio il gesto tecnico, la corretta esecuzione del gesto tecnico senza dover scomporlo. Oppure ci sono i vari back chain, catena inversa, esercizi a catena inversa, e quelli si possono eseguire proprio anche per riscaldamento. E catena inversa, spiego velocemente, è un esercizio, si parte dalla fine del movimento in pratica e poi si scompone. Fine del movimento cosa vuol dire? Come finisce il movimento del lanciatore? Parte da lì l'atleta, ritorna diciamo a metà posizione di lancio e poi riconclude di nuovo il movimento per scomporlo, ed è a livello, sono esercizi che sono proprio la miglior, penso che sia il miglior metodo per riuscire a migliorare la tecnica senza dover star lì molte volte a spiegare all'atleta devi fare questo, devi fare quell'altro, cerca di tenere il braccio alto. Queste cose qui purtroppo è stato appurato che funzionano veramente in piccola misura, non riescono a permettere all'atleta di migliorare la sua capacità di lancio. Questi drills, come dicevo, ne trovate quanti ne volete, ma inserirne 4-5 drills, eseguire 5 lanci ognuno, saltelli oppure il twisting, si corre facendo twist. Io adesso onestamente non faccio fatica anche a spiegarle queste cose, ma sono drills che trovate su internet in tutti i siti migliori, anche su Driveline, Texas Baseball Ranch e Trade Athletics. Comunque cominciate il venerdì a inserire questi esercizi. In totale alla fine potete fare 4-5 di questi drills, 5-10 lanci ognuno. Di flat con simulando. Paolo, ripeti perché non si è sentito l'ultimo passaggio. Parla vicino al microfono. No, ti dicevo, fare 4-5 di questi drills, 5 lanci ognuno, magari il primo il pallone da football lanciato a una ventina di metri, un pallone da football di misura junior, però io consiglio una decina di lanci, poi 4-5 drills, 5 lanci ognuno e alla fine una decina di lanci con il compagno che si mette giù tipo catcher, un flat a 18-20 metri, ma, e questo sempre solo dritto. Qui stiamo lanciando sempre solo dritto, questo è il venerdì. Il sabato invece di nuovo un flat a 30-40 metri, 30-35 lanci, 60-70% di intensità. E l'intensità dei drills deve essere abbastanza alta, 80-90% già andiamo, e questa siamo alla terza settimana, 5 giorni. Quando poi finalmente arriviamo alle nostre 6 settimane, alla nostra sesta, quarta settimana con i 6 giorni, con la frequenza, sono 6 giorni di frequenza, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Chi vuole potrebbe anche fare il giorno e mezzo di il mercoledì, può mettere un giorno di riposo, dipende insomma, però dopo ci sarebbe da allenarsi la domenica. Io consiglio quello, lasciare la domenica, come dicevano quelli del Texas Baseball Ranch, sono 6 giorni e la domenica la dedicate al Signore, poi dopo dedicatela a chi volete, ma un giorno di riposo ci vuole anche per il... Questa è la massima frequenza proprio consigliata e anche la migliore per ottenere dei risultati. Comunque sono 6 giorni a settimana. Allora, il giorno 1 si può cominciare subito col dopo riscaldamento con dei drills, i soliti drills. Guarda, dovete sceglierne almeno 4-5. Io metterei il pallone da football, una decina di tiri, una ventina di metri, poi sempre seguite a quella distanza. I saltelli su una gamba, 3 saltelli su una gamba e tiro, salti su 2 gambe con le gambe larghezza spalle e tiro, 3 saltelli, tan 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 e tiro, sempre con saltelli partendo dal piede di appoggio,
si torna indietro, avanti, indietro, i Rockers, hanno tutti questi nomi. Io ripeto, la dimostrazione di questi drills le trovate in video che sono spiegati molto bene, anche se in inglese si capisce molto bene, perché la dimostrazione visiva è molto chiara di solito su quei siti. E sempre dopo i drills finite sempre con una decina di lanci, a una ventina di metri col compagno che si mette giù, il catcher, con una bella intensità, una decina di lanci tipo bullpen, diciamo, no? Ma anche può essere fatta anche fuori dal monte, sul flat, sul piano. Dopo di questo, i drills, il giorno 1, il giorno più pesante, possiamo mettere subito un bullpen da 15-20 lanci, con tutte dritte però, sempre manteniamo sulla dritta. L'intensità qua siamo già all'80-90%. Il giorno 2, che dovrebbe essere il giorno più leggero, facciamo un lanci a 40-50 metri, una ventina, l'intensità al 60-70%. E quello è il tutto che si fa il giorno 2, che è il giorno leggero. Il giorno 3, che è il giorno di media intensità e volume, ci sono di nuovo i drills, i vostri 5-6 drills, con un totale di tra football e drills di 25, cosa sono? Una quarantina di lanci tra tutto, e ve la cavate solo con i drills, e questo è il giorno medio. L'intensità e il volume della frequenza di 6 giorni a settimana deve essere sempre pesante, leggero, medio, pesante, leggero, medio. Il giorno 4 è uguale al giorno 1, perciò giovedì ci alleniamo come lunedì, il venerdì ci alleniamo come martedì e il sabato ci alleniamo come il mercoledì. La domenica riposiamo, e questo è la frequenza ideale per riuscire a ottenere dei risultati accettabili. Naturalmente, come dicevo prima con Andrea, la gradualità con cui raggiungiamo la frequenza massima, l'intensità massima e il volume massimo di allenamento deve essere la cosa più importante per stare lontano da infortuni e problemi vari. E, sicuramente da questa è la base, questa è la quarta settimana di allenamento, perciò da questa partiamo e aumentiamo gradualmente la varia intensità. Paolo, dimmi. Allora, è saltato l'ultima frase, è saltata, poi dimmi quando vuoi che comincio a farti girarti le domande per rispondere. No, dicevo, questa è la quarta settimana, abbiamo raggiunto la frequenza che manterremo poi per tutto l'inverno, e è una frequenza abbastanza pesante, diciamo, perciò necessita di una gradualità per essere raggiunta ben ponderata, ben per evitare problemi, organizzata bene, e va tenuto sempre il numero dei lanci totali, questo perciò ci vuole anche un aiuto da parte dell'atleta, una capacità di star lì a pensare, non mai un giorno che ti... Poi naturalmente ci saranno dei giorni dove può saltare qualcosa, ma quello non deve essere un problema, l'importante è che siano il meno possibile, no? Un giorno dove uno non può venire, o che c'è il problema, o che non c'è il raffreddore, perciò meglio che non si alleni, i soliti problemi. Ma meno giorni sono, così meglio è sicuramente. E, da questa base di questa quarta settimana, dopo sta il fatto di aumentare sia l'intensità che il volume. E altra cosa che c'è da fare, una volta che si parte con i 6 giorni a settimana, ci sono da fare e si incomincia a implementare volume e intensità, sia il numero dei lanci che esegui sia nel bullpen che nei drills, che nel flat, quando tiri lungo aumenti sempre un po', e anche l'intensità. Naturalmente puoi fare ogni 4 settimane che aumenti, puoi fare una settimana di scarico.
settimana di scarico come può essere? Nella settimana di scarico puoi avere una frequenza trisettimanale dove solo muovi il braccio, diciamo come la prima settimana, può essere come la prima settimana di quando si è cominciato, di adattamento anatomico, tale quale può essere. Quella va fatta, secondo me, dopo 3/4 settimane di carico, che continua a implementare tutto, una settimana di scarico deve essere fatta. E dopo la settimana di scarico puoi cominciare di nuovo, cominci dalla settimana, dal stesso volume e intensità della settimana prima, e arrivai avanti e ricominci a implementare il tutto. E ogni 3/4, forse meglio 3 addirittura, ce ne vuole una di scarico dove c'è una frequenza trisettimanale e dove l'atleta fa solo del flat massimo 40-50 metri, una trentina di lanci a intensità abbastanza bassa. Questo è quanto. Poi, in un programma, il bello di avere poi una capacità adattativa nell'atleta che gli permette di allenarsi 6 giorni a settimana, e cominciare abbastanza presto, tipo ottobre, puoi avere poi il tempo per tutto l'inverno per poter lavorare su determinati obiettivi che possono essere, come abbiamo detto prima, il comando, lo sviluppo di un lancio secondario, o il miglioramento della tecnica, o il miglioramento, l'implementazione della velocità. E dopo lì però sono altri discorsi che entrarci ci vorrebbero una settimana. Li approfondiamo durante le domande magari. Adesso, magari, sì. Adesso io so che questo è stato registrato, perciò ognuno se lo può riascoltare. Io ribadisco, l'importante è la gradualità nell'arrivare ad avere l'atleta che si allena 6 giorni a settimana con alta intensità e alto volume. E deve essere tutto sempre monitorato e misurato. Questa è la cosa più importante, penso. Dimmi pure. No, scusa, ti stavo dicendo. No, io dicevo, altra cosa che non ho detto, adesso una raccomandazione che va via, che non fa parte del tecnico, e alla fine di ogni seduta di tiro, gli esercizi di compensazione, soprattutto per la parte degli extrarotatori e del retropositore della spalla, va sempre fatta tutti i giorni, ma sono 2 o 3 esercizi che portano via 5 minuti, non è una cosa tanto impegnativa, che vanno fatti sia con gli elastici o con i pesetti, però tutte le volte che si tira, tranne il giorno della partita, naturalmente, quando si sarà in stagione, però questo vale per tutta la stagione, tutti i giorni che un lanciatore tira, tutte le volte, esercizi di compensazione per la parte posteriore della spalla, cioè gli extrarotatori e il retropositore della spalla. Va bene. Questo, se qualcuno... Ah, sì, adesso... Spero di essere stato il più chiaro possibile. A me dispiace molto, qua il remoto non è facile. Non ti preoccupare, anche perché so che stai parlando con lo schermo, praticamente... Stiamo parlando da soli. Allora, guarda, io ho raccolto le prime domande che sono state fatte, e quella di Flavio Pivetti e di Massimo Destro erano riguardo alle giovanili. Uh-huh. Io ti giro queste due domande, anche se forse mi scuso perché l'intervento era sulla seniores, quindi però se vuoi rispondere anche su qualche cosa sulle giovanili, ci fa sicuramente piacere. Non sono un gran esperto di giovanili, non ho lavorato molto onestamente con le giovanili. Ho lavorato con lanciatori giovani, però già, diciamo, Ercolani l'anno scorso aveva 16 anni, però è già un lanciatore quasi già fatto, perché... No, io penso che giovanili intendessero under 15, certo. Under 12, quindi... Sì, certo, sì. Lì è... che vadano pure avanti. Dimmi pure domande. No, l'altra domanda che ti hanno fatto è quella di Claudio Sandrone. Il programma che tu ci hai proposto è chiaramente per 6 giorni, certo, alla settimana, è un, sì, programma ovviamente per professionisti o chi ci riesce a fare. E la domanda è se si può fare un sunto su un allenamento di 2-3 volte a settimana. Io ti posso come taglieresti questo programma, certo, adattandolo alle esigenze di una squadra che si allena 2-3 volte a settimana. Certo, sì.
Allora, l'ideale almeno è mantenere le 3 volte a settimana, riuscire ad avere 3 volte a settimana penso che sia il minimo. Si può cominciare, ed è importante, se i ragazzi stanno bene, anche che non stiano troppo fermi come facevamo noi una volta. Noi cominciavamo a lanciare, Sandro Cappuccini si ricorda, sicuramente era fine febbraio, noi a Rimini forse anche i primi di marzo, fine febbraio, fino a fine febbraio, primi di marzo non prendevamo la palla in mano. I ragazzi adesso quando stanno fermi un mese, e dovrebbe essere anche un recupero non totale ma attivo, cioè del movimento dovrebbe essere sempre fatto, possono cominciare a tirare anche perché poi sarebbe troppo, ci vorrebbe troppo tempo, non hai tempo poi per lavorare durante l'off-season per migliorare certe cose, non ce n'è proprio il tempo naturale poi se stai fermo troppo. E, diciamo, ricominci subito, puoi cominciare subito frequenza 3 settimanale, e, puoi cominciare subito nuovo. Naturalmente anche lì la gradualità è la cosa che il buonsenso dell'allenatore e dell'atleta è la cosa che cui devono tenere presente sempre di più, perché anche se sono stati fermi solo un mese o 20 giorni, bisogna sempre cominciare con molta pazienza, tanto c'è tempo, se cominci a ottobre, inizi novembre, hai tutto l'inverno per andare avanti e il tempo c'è, non devi avere la fretta di voler subito provare a fare chissà che cosa. Importante, allora diciamo, puoi fare, guarda, prima settimana. Uguale, come ho detto io, si comincia con un flat normale da 40-50 metri il lunedì, un flat da 20-25 metri il mercoledì e di nuovo 40-50 metri il venerdì. Però dopo devi cominciare, puoi cominciare sempre a inserire gli esercizi dalla terza settimana, sia i drills che il bullpen da 15-20 lanci lo puoi inserire, puoi fare un giorno il lunedì una volta che hai raggiunto con gradualità la terza, la quarta settimana puoi inserire il bullpen e cominci a fare il lunedì puoi fare drills e bullpen il mercoledì ti puoi tirare lungo e il venerdì puoi fare solo flat e qualche drill se vuoi prima di fare il flat, però capito? Tieni sempre un giorno dove c'è più pesante, dove fai drills e un bullpen leggero. Il mercoledì tiri lungo, possibilmente, Grosseto, Nettuno siete più facilitati magari perché riuscite ad andare fuori, avete il clima migliore. Tirate il più lungo possibile, diciamo o chi ha la palestra, ok? E il venerdì. Un flat da 25-30 metri, magari facendo anche prima puoi fare anche i drills, ma sempre il volume, mi raccomando, il volume, il numero dei lanci sempre monitorato e sempre implementato piano piano, sia per i drills che per i bullpen e l'intensità uguale. Questo è quello che per il tiro penso che possa bastare. Poi, naturalmente, andando avanti, il bullpen comincerà a diventare avvicinandosi alla stagione il bullpen che tu, qualunque frequenza settimanale tu abbia, comincia a diventare la cosa più importante. Lavorare sul controllo, sui lanci, se vuoi lavorare sugli slider, sulle curve, devi andare su 18 metri dal monte, non c'è niente da fare. E naturalmente comincia a prendere, aumentare di volume il bullpen e cali di volume magari i drills, hai capito? Dopo Sì, sì. l'obiettivo è quello, se lavori per la velocità, che fai il Esattamente. programma di palle pesanti tipo driveline, così devi lavorare naturalmente quel periodo lì. Il bullpen togli molto, il bullpen o a lungo, lavori molto sulla velocità e quel ciclo, quel periodo di ciclo che fai un mese e mezzo di velocità, sicuramente le altre cose lì, anche lì sta molto allenatore, puoi riuscire a incastrarci le altre cose vicino, però gli obiettivi sono quelli. Io sconsiglio però lavorare per la velocità,
bisogna avere molto tempo a disposizione. Lo sconsiglio perché se fatto il lavoro di velocità, come ti dicono, come c'è su Driveline o Wolford o Thread Athletics, che sono programmi validi, però vanno eseguiti con molta attenzione, con la frequenza giusta, il recupero giusto, perché sennò possono portare facilmente all'infortunio. L'importante è che se si hanno 3 giorni a settimana si lavori molto sulla tecnica, sul miglioramento della tecnica, perché più un lanciatore riesce a avere l'atletica vicino alla perfezione, mai perfetti saremo, e più starà lontano dagli infortuni, sicuramente. Okay, e credo allora che sia la cosa più importante. Io vado avanti con le domande che mi avete fatto in chat. Se chiaramente qualcuno poi vuole intervenire, mi alza la mano o comunque me lo scrive in chat e poi gli viene data la parola. E quindi ti giro la domanda di Sergio Formentelli, che se non ho interpretato male era Covid che fare, nel senso in un periodo in cui adesso noi probabilmente non avremo possibilità di andare in palestra, mm-hmm, e ci sono problematiche di spostamento e quindi di lavoro, se hai qualche idea su come lavorare a casa fondamentalmente. Guarda, l'idea, sì, l'idea ti dicevo Andrea, come ti ho detto prima di collegarci, le idee me le hanno dati i miei 2 atleti maestri di Raffaele. Ci sentivamo perché io quando sono arrivato a San Marino quest'anno, sono arrivato là i primi di febbraio, poi ci hanno chiuso in casa, e come tutti al campo non siamo più potuti andare. Ci sentivamo, io da Parma ci sentivamo ogni tanto, cosa fate, cosa non fate, insomma dai, abbastanza, diciamo ogni 2 settimane ci sentivamo. Loro sono già atleti, diciamo, avanzati, soprattutto maestri, lanciato in Giappone, lanciato in AAA, lanciato in nazionale per tanti anni. Comunque tutti e due si sono messi in casa, hanno messo i materassi attaccati al muro, e hanno buttato giù anche un muro, mi sembra che di Raffaele ha buttato giù anche un muro, perché loro usano le palle pesanti anche in casa. Il maestro ha tirato anche lui a un corridoio lungo, abbastanza lungo in casa, non so quanto possa essere lungo, non sono stato a casa sua, però penso che sia stato almeno 7-8 metri. Ha messo lì il problema di maestri, mi diceva che aveva paura che quando lanciava, che la figlia, allora la moglie doveva tenere la figlia ferma, perché se, insomma, esce dalla stanza di mezzo del corridoio, quando questo fa parte di una palla a 90 miglia, cioè, c'era il rischio, hai capito? E tutto sta nell'inventiva, naturalmente, poi in quello che ognuno può avere. Se uno ha un garage bello grande, non è difficile mettere un vecchio materasso su o appendere una rete e poterci tirare contro. Naturalmente, qualunque cosa tu riesca a fare, io prima di tutto mi auguro che sto cazzo, scusate la parola, che il lockdown come è stato l'inverno scorso, primavera scorsa, spero che non succeda più, spero che sia sempre concesso riuscire ad andare fuori o al baseball, poi che non essendo sport di contatto, comunque è l'inventiva, quella che ci vuole, naturalmente tutto in base alla disponibilità di spazio e di materiale che si hanno. E qualunque cosa sia, ma anche se ti metti nella tua stanza da letto, se riesci a prendere il materasso al muro, naturalmente parlo per i giovani, col permesso di mamma e papà, perché dopo c'è anche da discutere anche su quello, cercando di non rompere niente, che siano lampadari, finestre o computer o qualcosa, si può tirare, e con un adeguato riscaldamento poi anche in casa con il materasso puoi tirare al 100% alla fine, perciò so che non è l'ideale, tiri da vicino. No, vabbè, non penso. Oppure un altro consiglio che do, che ho visto che è un gadget che avevano al Texas Baseball Ranch, quello di Wolford, quando sono venuti in Italia, è un sacchetto che io, proprio essendo antico, come giocatore barra allenatore, non l'avevo mai visto. È un gadget, è un sacchetto che si appende alla spalla, e in pratica a te con sta palla che tiri dentro questo sacchetto sempre. Questo lo posso usare i miei ragazzi giovani, gli è piaciuto, ci si divertono. Penso che sia un attrezzo molto valido, soprattutto in momenti che spero che non si ripetano più, come quello che è stato il brutto lockdown dell'anno scorso. Altra cosa che io posso dire,
Porto esempio la storia di Trevor Bauer, che è uno dei migliori lanciatori in Major League adesso, però da ragazzo non ha passato un giorno che non andasse con la sua bicicletta, col secchio di pallina attaccata al manubrio, a tirare contro una rete in un parchetto vicino. Mi senti, Andrea? Io non ti sento, scusa. Ti sento, scusa, c'avevamo un'emergenza organizzativa sull'altra linea. Ah, ok, avete sentito tutto quello che dicevo? Sì. Penso di sì, vai avanti. Non ti preoccupare. Ok, io porto l'esempio per quello che ha chiesto. Siamo andati un tempo, ti volevo girare anche la domanda di Francesco Giusti, che diciamo è lunga, quindi diciamo che se Francesco volesse intervenire, volentieri gli disattiva l'audio e il video e ci fa la sua domanda direttamente, così la riassume. E, Francesco, ci sei? Sì, eccomi, buongiorno. Allora, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Io solamente volevo dire che, come hanno detto, sottolineato altri, il programma di lavoro che ha indicato è quello adatto a un lanciatore, tra virgolette, professionale, no? Che quindi dobbiamo essere capaci di adattare, come già detto, alle nostre esigenze. Quindi si diceva tre volte minimo a settimana, che sono standard per qualsiasi sport o attività fisica, per fare un minimo di lavoro. Ora dicevo, questo tipo di attività, seguendo gli standard che si fanno, che si sono visti finora in tutte le volte si è parlato dei lanciatori, si inizia a lavorare, dicevo, a dicembre, te parlavo un mese di stop. Però dicevo, nei mesi precedenti all'inizio al lavoro con la palla, si sono visti anche ieri, meglio effettuare esercizi di flessibilità, mobilità articolare, magari alternati, non so, pilates posturale o qualche altro tipo di attività che ti possa andare. Il nostro è uno sport asimmetrico, quindi ovviamente ha bisogno di un riallineamento del corpo. E poi per quanto riguarda le squadre seniores, ci sono molte squadre seniores che invece di finire la regular season a settembre la finiscono magari i primi di agosto, come per esempio la Serie C, oppure peggio a luglio come le giovanili, perché per esempio da noi in Toscana abbiamo la pausa d'agosto, si finisce a metà luglio, pausa per tutto agosto, poi c'è condizioni normali, non quest'anno, la Coppa Regione a settembre. Quindi in questo caso cosa consigli di fare con i lanciatori che si trovano in difficoltà? E poi più sotto, se non mi dà la parola, ho fatto la domanda anche sul, ti ha detto ovviamente ogni 3 settimane di Paolo, fare Paolo, non si lo sente, stai scarico. Hai detto ogni 3 settimane fare lo scarico, ovviamente per evitare di raggiungere il sovrallenamento, quindi overreaching, overtraining, che possono portare a far sì che il lavoro che abbiamo svolto non serva a niente. Ecco, semplicemente questo. Grazie. allora, riguardo all'ultima cosa che hai detto, lo scarico. Io consiglio di farlo solo se tu hai una frequenza settimanale molto alta, che può essere da 5 o 6 giorni a settimana di allenamento, forse anche 4, però già meno, 4 se è sostenibile, diciamo, la progressione è sostenibile anche senza scarico, se non esageri col volume, soprattutto col volume. Però se tu hai 5-6 giorni a settimana di frequenza d'allenamento, lo scarico è necessario. Se fai 3 giorni a settimana, lo scarico non è necessario. Puoi andare avanti tutto l'inverno fino all'inizio della stagione, continuando a implementare. Magari invece che fare lo scarico, se fai 3 giorni a settimana, puoi fare dopo 4 settimane che carichi, puoi fare una settimana che mantieni quello che hai fatto l'ultima settimana di allenamento, hai capito? Non c'è bisogno di scarico vero e proprio come può essere per le alte frequenze. Per le altre cose, prima finisci, il problema, mi hai detto che si finisce presto,
Se finisce agosto puoi cominciare, anzi meglio, perché puoi cominciare che è ancora il tempo buono a settembre, puoi cominciare ad allenarti in campo, perciò già l'inizio degli allenamenti può essere qualitativamente molto alto, no? Soprattutto in Toscana, tu mi sembri di Grosseto, vero? O Toscano. Toscana avete il clima buono, prima finisci, prima cominci, poi avrai un'off-season più lunga, so che dopo ci sta anche a dare un po' di varietà. Per riuscire a mantenere, soprattutto se sono ragazzi giovani, sul pezzo, tra virgolette, un po' di varietà allenamento, a riuscire a fare divertire. Adesso è cosa che con i grandi è importante, con i grandi, ma non così determinante. E poi mi avevi chiesto la prima cosa, sai, ma mi è passato di mente, scusami, ma era. Mi ricordo, mi ricordo le ultime due cose che mi avevi chiesto. La prima, se me la vuoi ripetere, aspetta, che riprendo quello che ti avevo chiesto in chat. Allora, sì, ti avevo chiesto della mobilità, flessibilità. Ah, ok. La mobilità, però occhio con la mobilità, per dire, io ti porto l'esempio dei miei giocatori, sia di Raffaele che Ercolani. Non hanno assolutamente bisogno di lavorare sulla mobilità articolare, perché un eccesso di mobilità articolare non è, capito, devi riuscire a mantenere la mobilità articolare, e anche nei suoi angoli più estremi ci deve essere la capacità però di sviluppare forza, eh? Perciò uno, diciamo che uno troppo sciolto, troppo articolato, che ha troppa capacità, può essere, può portare più vicino all'infortunio, hai capito? Ci vuole la giusta misura anche lì, certo. Poi se c'hai il bestione lì, su quello devi lavorare, principalmente su quello. Importante sì, però che non li fai mai stare fermi, sempre in movimento, sempre. Puoi lavorare un po' sulla mobilità articolare, più o meno con chi ne ha più con chi ne ha bisogno che con meno, un po' più su un tipo di cross training, adesso non mi prendo in base a quello che si vede adesso in certi video, che si ammazzo, però diciamo una preparazione generale, puoi sempre mantenerla, hai capito? Mai stare fermi, meno stanno fermi i giovani e meglio è. Questo vale per tutto, ma non solo per lo sport del baseball. Meno stanno fermi e meglio è, sempre in movimento. Possono tirare il pallone da football, gli prendi i palloni quelli junior, quelli piccolini. L'unica raccomandazione che faccio per il pallone da football, sia per i piccoli che per i grandi, è quando lo ricevono, occhio, devono imparare a prenderlo, che è una cosa importante, che quello è un esercizio, però bisogna stare attenti che possono portare infortuni soprattutto alle dita, hai capito? Devono imparare a ricevere un attrezzo che arriva abbastanza forte. Niente, spero di essere stato esaudiente anche con te. Penso che hai risposto a tutte le domande. Va bene, grazie. E Tiziana Pinciroli aveva chiesto se c'erano siti, vedo che qualcuno sta linkando e scrivendo, quindi chiunque. Sì, guarda, io. Aspetta. Allora, questi due qui sono a pagamento, tutti sono a pagamento, perché sono naturalmente gente che vende dei prodotti. Qui si sparo. Però diciamo, hanno anche la parte gratuita dove uno può... Hanno la parte gratuita e... informazioni. Però anche la parte... Su YouTube qualcuno ha postato delle cose che magari sono estrapolate da quelle a pagamento, sicuramente. Okay. Perciò ci può andare lì. Però importante è inserire... queste cose che si vedono su, capito? Bisogna inserirle in un programma in maniera... strutturato. Allora, i siti migliori per il lavoro sono, secondo me, sono per il lavoro della velocità. Poi scrivi sulla chat, Paolo, scusami, scrivi i siti che conosci, che ci consigli sulla chat. Ma dove? Sulla chat questa? Sulla chat, sì, o se no mandami per messaggio e li giro io. Te li mando per messaggio, guarda, comunque sono Driveline, Texas Baseball Ranch, Thread Athletics, io e dove ogni tanto, io non è che guardo molto, però ho avuto la fortuna di venire a Riccione da Wolford, poi vedo che i ragazzi con Driveline si trovano molto bene, so che i Dodgers
si appoggiano a Driveline, molte altre Major League si appoggiano a Wolford. Comunque questi sono i tre siti, ma ce ne sono degli altri validi. E occhio però che ce ne sono altri che io ho visto delle cose che insomma non mi trovano molto, molto d'accordo, no? Ancora fanno ancora degli esercizi tra virgolette vecchi, che è stato appurato che non sono una perdita di tempo, se non addirittura una cosa che possa portare qualche danno all'atleta, hai capito? Ok, allora io... Io te li scrivo intanto subito, guarda. Scrivimeli così li giro, intanto allora un attimino perché siamo arrivati alla fine della, diciamo, della conferenza. Bene. E quindi tra un po' bisogna fare i saluti, ti devo un attimo togliere la parola, perdonami. Vai, vai tranquillo. Se abbia un attimo al volo sei siti da consigliare, li può mettere sulla chat in modo che tutti quanti possiamo vedere. E adesso Paolo mi gira i siti che diceva, io ve li giro. Facciamo questa operazione. Viva, eh! Tra virgolette pubblicitaria, e poi ci salutiamo per un attimino, eh. Ok. Io intanto ti faccio una domanda al volo. Vai. Aspetta. Ti faccio una domanda al volo così. Quando togliamo il bastone ai nostri lanciatori? Te che sei stato anche un grande battitore. Io proprio non prima dei 18 anni. Proprio se serve. No, proprio se serve. Se no più si va avanti meglio è. Io il lanciatore, se gioca naturalmente, più gioca anche in altre posizioni è meglio è, più, ma anche il giocatore di baseball in genere, la raccomandazione, adesso esulo un attimo da quello che è il lanciatore, basta, più altri sport fa è meglio è, oltre al baseball. Adesso so che può diventare impegnativo per una famiglia. Avere uno che fa baseball, può fare karate, può fare basket, comunque capito, compatibilmente con quelli che sono i problemi familiari, la scuola, tutto, più sport fa un giocatore di baseball meglio è, e un lanciatore più gioca, rimanendo all'interno del nostro sport, più gioca in altri ruoli escluso ricevitore e meglio è. Va bene. Allora io con questo... di essere lanciatore deve essere un giocatore di baseball. A questo gli... appello all'abolizione del DH. Beh, guarda, con questo appello all'abolizione del DH vi saluto e diciamo ci sentiamo sulle altre conferenze. Chiudiamo un attimo la... Però io spero di essere stato... La parola per i saluti. Certo, spero di essere stato utile in qualcosa.